mi si è fulminato il faretto. Ho dovuto cambiare il faretto, ho montato male la lucetta dentro, ho smontato tutto, ho rimontato tutto e dopo mi sono accorta di aver lasciato addirittura la copia di Frankenstein su nel palchettone. La tragedia! Altro che il finale di stagione. Ciao a tutti ragazzi, belli attorroni miei, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Premetto subito che questo video è per tutti, non contiene spoiler, il solo requisito necessario per la visione è essere amanti sfegatati della letteratura, soprattutto quella inglese. Sto addirittura utilizzando la mia libreria, che in genere è lo sfondo invernale dei video, perché oggi facciamo un tuffo nel passato. Poiché andremo a spasso per la Londra vittoriana assieme a tutti quanti i protagonisti di Penny Dreadful. Nella Londra vittoriana del 1891, tra i fiumi dell'industrializzazione e le torbide acque del Tamigi, un gruppo di uomini, capeggiati dalla bellissima e conturbante Vanessa Ives, si ritrova a combattere contro le forze del male e creature mostruose che seminano il panico nelle sudice strade londinesi. Ma cosa succede quando il male è radicato dentro gli stessi animi che tentano di combatterlo? Allora, non è questo il video in cui analizzeremo la serie TV in sé? E non parleremo dello stravolgimento della trama nella terza stagione. E tantomeno ci soffermeremo sulla figaggine di Eva Green. Cioè, Eva Green è topa pure quando legge tarocchi che sembra un demonio posseduto. Perché quando lei legge tarocchi è figa e io no? Ma parleremo appunto di tutti quanti i riferimenti letterari della serie TV. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, Penny Dreadful è stata scritta, sceneggiata da qualcuno che ama profondamente la letteratura inglese e la letteratura in generale. Si percepisce in ogni dialogo, in ogni singola parola utilizzata e scelta, e resa divinamente da tutto quanto il cast. Di primo acchito può sembrare effettivamente un disordinato puzzle letterario, con personaggi che entrano ed escono con la stessa velocità con cui noi magari voltiamo le pagine leggendo le loro stesse avventure. Ma poi vediamo che mano a mano trovano una loro dimensione in questo universo letterario e cinematografico, anzi televisivo. Partiamo con Frankenstein, opera di Mary Shelley del 1818. Vorrei tanto mostrarvi la mia copia, ma uno sta sepolta sul palchettone e due è talmente vecchia che effettivamente, secondo me, fa concorrenza all'originale. In Penny Dreadful, la creatura e il non morto, la creazione del dottor Frankenstein, dona allo spettatore grandissimi spunti di riflessione su tutto quello che è il dolore, la solitudine, la non accettazione, il rifiuto, l'odio verso il proprio genitore perché ti ha condannato alla vita, un dono che tu non avevi assolutamente richiesto e che quindi sei costretto a vivere in un mondo che ti è ostile, poiché la vita in Penny Dreadful spesso viene accostata alla condanna. Quindi, un po' pilastro del genere horror e un po' anche il fantasma dell'opera, poiché vi sono alcune scene a teatro che richiamano tantissimo le ambientazioni del fantasma dell'opera di Leroux, la creatura assume man mano nello svolgimento della serie TV diversi nomi. Da Calibano, il personaggio shakespeariano della tempesta, a John Clare, il nome di un poeta inglese realmente esistito, che ebbe effettivamente una vita molto pesante, molto tragica, costellata di fallimenti che lo portarono a vere e proprie malattie mentali. Addirittura prima della sua morte era convinto di essere la reincarnazione di Shakespeare o di Lord Byron. I've always been moved by John Clare's story. Perhaps due to this he felt a singular affinity with the outcasts and the unloved. The ugly animals. The broken things. I am. Yet what I am, none care or knows. My friends forsake me like a memory lost. I am the self-consumer of my woes. They rise and vanish in oblivious host, like shadows in love's frenzied stifled throes. And yet I am, and live. E a proposito di poesia, bellissima la citazione che viene fatta a Keats, nello specifico Ode a un usignolo, che chiude l'episodio Closer than a Sister, dove Vanessa saluta l'oscurità. È come se l'oscurità avesse in un qualche modo vinto all'interno di questo episodio. Do you know Keats? A poet, I mean. You were not. The Keats. The lines from Keats. Yes. Darkling. I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a muted rhyme to take into the air.
my quiet breath. E quale opera, se non Il paradiso perduto di Milton, va a rappresentare così perfettamente lo scontro tra bene e male? Milton, così come Stoker, meritano dei video specifici che sto appunto scrivendo all'interno di questo canale. Però, in questa serie TV particolare, Milton, eccolo qua, sto bel mattonazzo con cui ci regge tutti i tavoli del mondo, viene un pochino spogliato di quella sua epicità, di questa sua connotazione battagliera, poiché le parole di Milton vengono un pochino rielaborate per funzionare come riflesso di tutti quanti i dolori che si porta dietro la creatura, il non morto, e che di conseguenza riflettono un po' tutti quanti i dolori dell'esistenza umana in sé, chiusa in una continua lotta interiore tra ciò che vorremmo essere, ciò che gli esseri umani vorrebbero essere ed avere, e ciò che effettivamente sono, vivono. E non a caso la citazione che viene fatta a Milton è utilizzata in una scena dentro un teatro, dove ognuno recita il grande gioco delle maschere e degli inganni, gli stessi che poi caratterizzano il Lucifero miltoniano nella sua riconquista del paradiso perduto. E se il luogo di Lucifero è l'inferno, beh, sappiate che si trova in ottima compagnia. A mio avviso non ha uguali la scena in cui Satana, il padre degli inferi, e Dracula, il re dei mostri, si contendono il cuore di Vanessa Ives. La stessa Miss Ives che insegna a Dorian Gray che cos'è il rifiuto. Una donna che tiene in pugno due personaggi principali e capisaldi della letteratura d'arte ottocentesca. Cioè, ma come funziona, Vane? Tutti dei li becchi? Non mica capito, sai? E famo un po' per uno. Dorian Gray meriterebbe molto più entusiasmo da parte mia, ma non riesco effettivamente a farlo trapelare perché, come libro, come testo, rappresenta uno dei miei più grandi fallimenti da lettrice. Ve posso assicurare che ho ben due copie del ritratto di Dorian Gray. Ne avessi trovato una per girare sto video, oh! Non ho mai finito di leggerlo, ci ho fatto degli studi all'università, l'ho studiato alle superiori, ma effettivamente non l'ho mai terminato di leggere, ho letto qualche cosa, qualche estratto qui e lì. Mi sono anche chiesta come mai, ed effettivamente la prima volta che provai a leggerlo avevo 15 anni. Adesso ne ho 30, ho il doppio degli anni e probabilmente il doppio delle esperienze per capire cosa si può effettivamente celare dietro la ricerca spasmodica del bello e del piacere. Soprattutto in una società liquida, in citare insomma Bauman, cose che a 15 anni magari non afferri, adesso a 30 anni mi sembrano tutte abbastanza più chiare. Sarà che ovviamente sono adulta, sono donna, sono libera nelle mie scelte, quindi forse per Wilde ho dovuto aspettare questa mia maturazione, questa mia consapevolezza, e forse grazie a Penny Dreadful gli darò la seconda chance che merita. Tutti i libri secondo me meritano una seconda chance. Ma se non passano manco quella, tipo Il grande mare dei Sargassi, che porca miseria ancora me sta qua, è amen. E secondo me tutte quante le scene che coinvolgono Dorian Gray sanno rappresentare molto bene quella liquidità di cui parlavamo prima. Una liquidità di sentimenti ed esperienze con le quali Dorian Gray cerca in tutti i modi di riempire quel vuoto che si porta dentro. Would you remove your corset, Miss Croft? Ultimo, ma non certo meno importante, visto che la stragrande maggioranza delle citazioni derivano proprio da quest'opera, è il Dracula di Bram Stoker. Eccolo qui, ha rischiato anche lui di rimanere uno dei miei grandi fallimenti letterari, nel senso che l'ho cominciato a leggere praticamente un mese fa. L'ho quasi finito, mi sono sempre riproposta per anni, lo leggo e alla fine non l'avevo mai cominciato, quindi ringrazio Penny Dreadful ulteriormente per avermi dato lo slancio e buttarmi anche in questa lettura. Scoprendo poi una bellissima prosa, una bellissima narrazione, alcune descrizioni fantastiche che si sposano perfettamente con la mia concezione di dark, di gothic. In Penny Dreadful Mina Harker non è la protagonista, a differenza del romanzo, ma è un personaggio che compare meno. Non si può dire che sia effettivamente un personaggio minore, poiché è il perno da cui tutto comincia, la sua scomparsa dà il via a tutte quante le avventure dei nostri protagonisti. È la vittima. In contrapposizione, poiché tutto è bella, bianca, all'oscurità di Vanessa. Giocano moltissimo sui colori e il contrasto tra l'oscurità e la luce, il bene e il male. Abbiamo il personaggio del Dr. Seward,
che a differenza del romanzo, qui in Penny Dreadful è una donna, affiancata dal suo fedelissimo fonografo, che nel romanzo è il protagonista indiscusso assieme al Dr. Seward del capitolo 18, al quale appunto il dottore lascia in custodia tutti quanti i suoi pensieri e i suoi segreti. Don't you want to know what's wrong with me? I already know what's wrong with you. You're unhappy. You're isolated. You think you're the cause of this unhappiness and are unworthy of affection, so you've few friends. Ma soprattutto in Penny Dreadful, Dracula, il mostro, il vampiro è antagonista, non antagonista, con un carisma che riscatta tutte quante le sofferenze di Vanessa. Non c'è un buono, non c'è un cattivo, ma tutti ci portiamo delle oscurità, delle sofferenze all'interno. Mentre è stato un pochino messo da parte il personaggio di Van Helsing, che all'interno dell'opera di Stoker invece è il protagonista. È grazie a lui che conosciamo tutte quante le caratteristiche dei vampiri e dei non morti. E protagoniste assieme a lui sono le bellissime descrizioni di Londra, questa Londra vittoriana che viene fedelmente riprodotta in Penny Dreadful. Cioè noi respiriamo veramente l'aria di questa Londra che ormai non c'è più, ma che tutti noi probabilmente avremmo voluto viverla, almeno un giorno nella nostra vita. Poi ognuno c'ha il suo periodo storico preferito, il mio magari il vittorianesimo, il vostro magari, che ne so, il medioevo. Tanto ci va male a tutti e due perché le condizioni igieniche, mamma mia. Bene ragazzi, io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Non ho citato Wordsworth perché eravamo rimasti che questo video non poteva contenere spoiler. E per chi ha visto la serie sappiamo di cosa stiamo parlando. Questo è uno di quei video che potreste condividere, non dico vlog stupidi, lo faccio la cazzona, ma questo mi farebbe molto piacere che lo condivideste, perché mi ci sono impegnata tantissimo, la letteratura inglese rimarrà comunque una delle mie più grandi forti passioni. Se avete notato, avete trovato altri riferimenti letterari, mi raccomando lasciatemi un bel commento. Detto questo, se non siete iscritti al mio canale, mi raccomando iscrivetevi, basta solo un click. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao! I was young and scared of the world. My mother would sing me a song, a tune that I keep in a sacred place, 'cause I know that my life won't be long.